Chiusura di Trezveva Sport dedicata alla pallamano, è un caso che fa discutere la Puglia, ma direi ovviamente tutta l'Italia. Certo, su scala nazionale, perché cosa è successo? Facciamo chiarezza. Il CONI ha annullato nelle scorse ore la penalizzazione di 6 punti che era stata inflitta a campionato in corso al Conversano dal Tribunale della Federazione Italiana Gioco Handball. L'accusa era di aver fatto giocare un atleta straniero in più, quindi non schierabile. I risultati delle partite coinvolte erano stati però omologati e il Conversano, campione d'Italia in carica, stagione in corso, era passato dal secondo al quinto posto in classifica e si era visto così escluso dai playoff scudetto. Playoff che sono andati avanti nonostante i baresi avessero inoltrato un ricorso al collegio di garanzia del CONI per il terzo e ultimo grado di giudizio. Campionato vinto dal Fasano, ma cosa succede adesso? Ne parliamo con l'avvocato Francesco D'Alessandro. Buonasera intanto. L'invito. Buonasera, abbiamo avuto un piccolo problema nell'avvio di collegamento, ma mi sembra che ora vada tutto bene. Eravamo fermamente convinti che la giustizia alla fine avrebbe trionfato, ha detto il presidente Roscino, ma la domanda che si fanno tutti adesso è cosa succede? Adesso è davvero un bel grattacapo per la federazione perché, come hai giustamente eccepito in apertura, hai detto esattamente le cose come stavano. Con questo annullamento della penalizzazione, il Conversano ritorna al secondo posto in classifica e quindi si ritrova nuovamente in quella posizione che le avrebbe consentito di partecipare ai playoff scudetto. Che cosa succede? Succede che la classifica deve essere rideterminata, ricalcolata. Conversano aveva diritto, noi l'abbiamo sempre sostenuto, aveva diritto di disputare questi playoff scudetto, di giocarsi questo titolo che diciamo, poteva tranquillamente lottare fino alla fine, visto come sono andate le precedenti partite. Quindi adesso si aprono scenari che ovviamente non volevamo, a cui non volevamo arrivare. Noi avevamo chiesto, io e il collega Giacomo Sgobba, avevamo chiesto alla federazione prima della disputa dei playoff che fossero sospesi i playoff proprio in attesa del verdetto del CONI. La federazione purtroppo non ci ha ascoltati, ha deciso di proseguire con la sua decisione di proseguire con i playoff e quindi ci siamo trovati a campionato concluso con uno scudetto assegnato, i playoff giocati e il Conversano che purtroppo adesso con questa nuova formulazione della classifica, o meglio che poi era quella iniziale, ne ha tutto il diritto di poter proseguire. Lo ricordiamo, le motivazioni si conosceranno entro 60 giorni, quindi a ridosso quasi della nuova stagione, però il campionato 2022-23, e questa è la domanda madre che si fanno tutti, è riaperto, cioè voi avete avuto feedback in tal senso? Al momento no, perché abbiamo ricevuto solo il dispositivo di sentenza, quindi il dispositivo ti dà esclusivamente diciamo, la formula finale di una sentenza, ma non conosciamo le motivazioni, quindi non sappiamo ancora cosa il CONI avrà ordinato alla federazione di fare. Di sicuro ciò che c'è scritto nel dispositivo ordina alla federazione di adottare tutti i provvedimenti sportivi conseguenti. Quindi, in sostanza, diciamo che il CONI se ne lava un po' le mani e dà la palla in mano alla federazione che dovrà adottare questi provvedimenti. Naturalmente, riportando il Conversano al secondo posto, viene messo in discussione di nuovo tutto, quindi vengono messi in discussione i playoff, viene messa in discussione l'assegnazione dello scudetto. Quindi staremo a vedere perché gli scenari, ripeto, sono molto particolari. Ci sono in ballo anche le coppe europee, non bisogna dimenticare questo. Perché in base alla classifica che sarà ovviamente quella finale, vengono assegnati, così come nel calcio, vengono assegnati i posti per le coppe europee. Conversano da seconda in classifica avrebbe diritto di partecipare alla European Cup, come ha fatto anche nella passata stagione. Ovviamente potete ben capire, partecipare o non partecipare è anche un pregiudizio economico importante. Parliamo di investimenti, di sponsor, di visibilità, quindi c'è tanto, tanto dietro. In chiusura, le chiedo, ovviamente abbiamo fatto il punto di ciò che accadrà nelle prossime settimane, intanto c'è un organico da allestire. Intanto la squadra, sì, l'organico è già in fase di allestimento, la società ha già, diciamo,
diramato alcuni comunicati nei quali alcuni giocatori hanno già preso altre strade e stanno già arrivando altri giocatori nuovi. Nei prossimi giorni è stato già ufficializzato un acquisto, nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche altri giocatori. Quindi il senso poi di questa decisione è anche questo, perché certamente non si potranno giocare i playoff con degli organici nuovi, perché la stagione è terminata e adesso si aprono nuove stagioni con nuove squadre, quindi è davvero un po' complicato. Vedremo cosa Allora, accadrà. vedremo cosa accadrà e parleremo tanto di questo tema, la sensazione è questa, in vista dell'estate. Grazie a Francesco D'Alessandro e alla prossima. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito.